Bentornati diavoletti, soprattutto bentornate diavolette, perché oggi parliamo di make-up. Vi avevo promesso un po' di video sul make-up e oggi partiamo dal declutter. So che è una cosa un po' strana, però partiamo dal buttare via, dall'eliminare un po' di cosine. E siccome mi sono resa conto che ho una marea di roba da eliminare, comunque da controllare per vedere se è ancora buona o meno, ho deciso di partire da quelli che sono i prodotti labbra, per cui se siete curiosi di sapere quali prodotti labbra possiedo, quali eliminerò e quali invece terrò o regalerò, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima di lasciarvi al video, ovviamente vi chiedo un grandissimo like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Io vi mando un mega mega bacio e vi aspetto dopo la sigla. Bene raga, finalmente mi sono decisa a fare con voi un po' di declutter. Questi sono i miei prodotti per labbra, questi sono tutti i prodotti labbra. E ho deciso di eliminarne un po' e soprattutto di regalare quelli che non uso, magari alla mia nipotina che sta iniziando a sperimentare le gioie del trucco, oppure a qualche amica se troverò ovviamente prodotti praticamente intonsi che non sono mai stati utilizzati. Partiamo subito. Una delle cose più vecchie che ho recuperato da qualche cassetto, e non sto scherzando, è questo tester di Body Shop in cui ci sono due rossetti. Ecco, questo lo tengo, ma più che altro perché non è mai stato aperto, per cui sono curiosa di vedere se mi piacciono. Quindi, essendo intonso, lo tengo e lo metto di qua. Questo qui è il lucidalabbra di Essence che avevo fatto praticamente io al Cosmo Prof, non so se vi ricordate, ve l'avevo anche vloggato. È un lucidalabbra, purtroppo è molto pigmentato ed è molto pastoso, profumatissimo ovviamente. Purtroppo io questi lucidalabbra non li utilizzo, per cui credo che lo regalerò alla mia nipotina. Allora, invece queste sono le lip liner di Kiko, io le terrò praticamente tutte. Ho questa che è la 405, questa che è la Comfort Lip Liner, che è diversa, sempre di Kiko. Questa è la Precision, questa è la Comfort. Questo di Debbie, usato pochissimo, è un colore che sinceramente non uso, lo darò a mia nipote. Questo è il Soft Matte Lip Cream di NYX, lo adoro, è uno dei miei colori preferiti autunnali e lo sto utilizzando tantissimo, anzi quasi quasi tra un po' finirà, per cui lo tengo nella maniera più assoluta. Questo è un rossetto di Versace, che nella fattispecie è quello che ho su in questo momento, che avete visto nell'intro e vedrete poi nell'altro. È uno dei miei preferiti. Il problema è che, a parte che non so quanti anni abbia, per cui non so se sia ancora in scadenza o meno, il problema di questo rossetto è che è diventato amaro e il mio metro di giudizio per vedere se i rossetti sono ancora buoni oppure no è proprio questo: l'odore, quando iniziano a puzzare vuol dire che non vanno più bene, e quando iniziano ad essere amari sulle labbra vuol dire che non vanno più bene anche se non puzzano. Per cui questo l'ho messo su oggi, ho visto che è amaro, va buttato. Poi passiamo a questo. Questo qui l'ho ricevuto in una box, è un cushion tint Lip and Cheek. Questo qui è sia per le labbra che per le guance. Penso che lo darò a mia nipote, non l'ho quasi mai utilizzato, l'ho utilizzato solo per provarlo in un trucco che ho fatto con voi. È molto creamy, è profumatissimo anche, ma non le uso molto queste cose, per cui lo darò a mia nipote che sarà contentissima perché si ritroverà 100.000 milioni di rossetti. Questi sono gloss di Glossip, che Glossip appunto mi ha inviato quest'estate. Sono quattro. Li ho adorati nonostante io non utilizzi gloss, sono di questa linea estiva e quindi praticamente li terrò tutti e quattro. Una tinta labbra Ruby Red Liquid Lipstick, in realtà non è una tinta ma un rossetto liquido di Just Cosmetics, me l'aveva inviato l'anno scorso, l'ho usato quasi niente perché quest'estate me lo sono dimenticata a casa, perché è un colore molto molto estivo. È molto bello, molto pigmentato e anche più o meno fluo. Questo lo potrei tenere per questa primavera, questo lo tengo. Idem questo invece l'ho utilizzato un bel po', è di Q Studio, ve ne avevo già parlato, è un brand che ho conosciuto al Cosmo Prof,
Questo colore pensavo che fosse troppo chiaro per me, invece è bellissimo, mi sta su benissimo e lo adoro. È una tinta labbra matte, spero che si veda. Il colore è un po' estivo, però io lo utilizzo molto anche in inverno, questi colori così chiari, per cui io lo tengo, quest'inverno secondo me lo utilizzerò tantissimo. Le mie due tinte labbra, in realtà rossetti liquidi di Sephora, la 01 che è quella rossa e la 13 famosissima, celeberrima, che è quella color malva, sono le cream lip stain. Di queste linea Sephora ha appena fatto uscire 42 liquid lipstick con tutte le tonalità, per cui praticamente io ho queste due che adoro e mi andrò a comprare sicuramente qualche altra tonalità. Rimangono belle opache e i colori sono veramente bellissimi, secondo me il miglior prodotto in assoluto di Sephora, quindi queste assolutamente sì. NYX, allora questo qui è un full throttle lipstick, allora praticamente colore pieno, è rosso, la sua particolarità era la forma del rossetto che era squadrata, dico era perché era solo sulla punta. La tonalità di rossetto è bellissima, è un rosso matte, è morbidissimo, devo dire la verità, non si sposta ma non è long lasting, nel senso che questo qui si trasferisce praticamente ovunque, però lo adoro, lo utilizzo tantissimo e me lo tengo. Anastasia Beverly Hills Tarocca, nel senso che questo qui, come vedrete anche per altri prodotti, è una tinta labbra che mi è arrivata da un sito cinese che mi ha proposto di recensirlo. Allora, a parte che non so se si vede, ma si è tutta aperta, si è tutta disgregata la tinta labbra. Infatti ve ne avevo parlato abbastanza male anche nella recensione, nelle prime impressioni, perché il colore è anche carino, anche se non corrisponde minimamente al vero colore di Anastasia Beverly Hills. È un po' troppo chiaro per i miei gusti, ma fosse solo questo ci starebbe. Il problema è che questo qui non si leva neanche a morire, cioè penso che se lo mettete tipo sta su, vi sta su per 3-4 giorni di fila, qualunque cosa facciate, mangiate, andate in piscina, vi struccate, niente, non si leva neanche a morire, e quindi per levarlo dalle labbra ho fatto una fatica assurda e non l'ho mai più usato, ma non lo regalerò neanche, perché un rossetto che si disgrega così, no, vuol dire che non è buono, per cui questo è uno degli ultimi acquisti, l'ho acquistato quest'estate, è il 983 Matte Matte Beige Babe di Maybelline New York. Credo che sia entrato nella mia top 10 dei rossetti preferiti, infatti potete vedere bene che l'ho usato mica da ridere. È un rossetto opaco, color nudo, chiaro, e infatti l'ho usato quest'estate. Spero che si veda dal video. È uno dei miei preferiti e tra l'altro in tutte le foto di Instagram in cui l'ho usato mi avete chiesto «Ah, che rossetto è su? Che rossetto è su?» era questo. Per cui questo ovviamente lo tengo. Altri due rossetti che tengo sono questi due di Alika Cosmetics, che me li ha inviati appunto Alika l'anno scorso. Pack è bellissimo, questi due teschi, perché questi sono della collezione gotica. Questo è lo 01 Blood, guardate che bello, è un rosso freddo tipo ciliegia, ha una punta di blu, per cui anche ti fa i denti belli bianchi 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 come piace a me, per cui lo tengo. E questo invece è il Requiem 05, che è questa punta invece di viola, lo faccio vedere qua, ed è bellissimo, anche questo molto scuro, lo tengo anche questo per soprattutto per questa stagione dove mi piacciono molto i rossetti scuri. A questi due ci sono abbinati gli smalti, che ovviamente tengo anche questi, sono degli stessi colori. Ah, un gloss Instant Volume Lip di HC. HC è un brand, diciamo così, che si compra in farmacia. Se guardate, questo lipstick si è completamente diviso, ha fatto l'olio, e per quanto siano sicuramente ottimi questi prodotti, però secondo me è scaduto. Un altro rossetto che io adoro e che farà sempre parte, andrò a ricomprare, ma non l'ho più visto, non lo vedo più, spero di trovarlo magari con un pack diverso e che non fosse un'edizione limitata. Potete capire quanto l'ho usato. Questo qua è il primo rossetto nudo che io abbia mai comprato in vita mia, è di Kiko, non posso dirvi il numero perché oramai è andato via, è il 19 se non mi sbaglio, dei matte qualcosa. Questo qua rimane assolutamente finché non l'avrò finito. Di Kiko voglio tenere tutte le matite, adesso vi dico quali ho. Allora, queste sono tutte le matite di Kiko che ho
Allora, partiamo dalle Creamy Color. Me le tengo tutte, ovviamente. Questa qui è la 313. È un bellissimo, una bellissima punta di fucsia, tendente al viola. Sempre un'altra Creamy Color è questa, la 303, che invece è un po' più nude marsalato. Un'altra Creamy Color è la 315, un nudo però un po' più mattone, un po' più rosato. Poi ho invece due Smart Lip Pencil, che sono questa qua, la 710, che è praticamente una punta di viola bordeaux, che ho preso appunto per quei rossetti così scuri. E questa qua invece è la 706, che è un rosso, proprio rosso di quegli anni 50. Questa qua è la 310, è sempre una Creamy Color, però della vecchia edizione. Guardate quanto è piccola, ragazzi. L'ho utilizzata veramente fino allo sfinimento, è la mia preferita ed è quella che utilizzo con il rossetto che vi ho fatto vedere prima, che è il mio preferito. La mia combo, diciamo così, è questa. Kiko e Kiko. È Automatic Lip Precision. E abbiamo la 502. Vabbè, è finita, quindi... questa 502, arrivederci e grazie. La 500, che è praticamente un nudo molto molto chiaro che utilizzo col rossetto che vi ho fatto vedere prima di Maybelline, è bellissima. La 514, che invece è molto più scura, un prugna, e anche questa la utilizzo per contornare rossetti quelli scurissimi tipo Halloween così, ma sono fantastiche queste matite, però il rapporto qualità prezzo altissimo. Questa qua è un colore un po' strano, però qualche rossetto strano uno se lo deve tenere. È un po' una specie di fucsia viola, è la 511, anche questa la tengo perché non ne ho neanche una di questo colore. E poi ci sono invece sempre due Precision Lip Liner della linea di Everlasting Color, che sono questa 401 e questa 405. Allora, la 401 è un nudo un pochettino più chiaro che somiglia molto a quella, al nudo di prima, ma non sono uguali. E la 405 invece è proprio un nude rosato, come esattamente di quelli che piacciono a me. E queste le tengo assolutamente tutte perché le adoro e le andrò anzi a ricomprare quando finiranno. Allora, partiamo dalle matite per il contorno. Questa qua è una matita per il contorno di Egizia. Non so se vedete quanto l'ho usata, il problema è che non ha più la mina. Per cui questa ti ho amato veramente tantissimo, ti ringrazio tantissimo di essere stata con me per tutto questo tempo della mia vita. Arrivederci e grazie. Deep Plum, prugna intenso, e infatti il colore è un bellissimo prugna. Questa qua è di Maybelline e sì, la tengo. Questa qua invece è una matita di Braylil, della linea che avevamo fatto in collaborazione, quindi Heller per Braylil. Anche questa è un prugna, un pochettino più rosato, è bellissima. E Braylil secondo me è proprio un'eccellenza sui prodotti labbra. Dopo vi faccio vedere i rossetti. Comunque anche questa la tengo. E questa qui invece è di Bizarre, che è praticamente, sì, un marchio. Non si vede più il numero, anche questa è stata poco poco usata, anche questa sui toni del Borgogna. Sono un po' vecchiotte queste matite, però in realtà finché appunto non puzzano e finché non le vedo un po' sgretolarsi, mi fido ad utilizzarle perché vuol dire che sono ancora buone. Poi insomma faccio solo il contorno. Questa qui invece è di Debbie ed è una Kiss Lip Pencil numero 6. Vabbè, l'ho usata sicuramente qualche volta. È rosa matte, bello però questo punto di rosa, sembra quasi un rosa nudo, un po' chiaro. E di questa ne ho due, okay, quindi questa qua la posso anche regalare. Questo qua usatissimo, è un matitone di Debbie, è un matitone doppio, è il Duo Pop Pencil di Deborah. Praticamente da una parte c'era la matita per il contorno e dall'altra parte la matita proprio per le labbra. Questa qua finché riesco la uso perché mi piace tantissimo. Questa qui è sempre una lip pencil di Debbie con la punta schiacciata ed è quella che ho su adesso. Gli ho appena schiacciato la punta fuori di schiacciarla nel tappo ed è la numero 2. È nuova, nel senso che l'ho comprata l'anno scorso a Natale, per cui non ha neanche un anno, ed è di questo colore intenso bordeaux, come lo smalto più o meno, e la tengo ovviamente. Questa qui sempre della linea di Braylil, che ha fatto per Heller qualche anno fa, ed è un nudo sul marroncino. Poi vi faccio vedere i corrispettivi rossetti e vedrete che sono bellissimi. Io questi li adoro, questi prodotti li adoro, ripeto, Braylil secondo me è un'eccellenza
proprio per quanto riguarda i prodotti labbra, molto vicini alla MAC, una matita cinese di Nice and Chic, però mi piace tantissimo il colore, è una lip liner automatica, il colore è bellissimo e il rapporto qualità-prezzo è alto, dato che comunque l'avevo pagata su tempo meno di un euro, tipo 99 centesimi. Però vedo che è un po' sgarrupata, ma anche proprio ha lasciato dei grumi, per cui mi sa che la butto. Altra cosa che butto è questo rossetto di, non mi ricordo chi, tenuta estrema senza tracce. Per com'è vorrei tenerlo, è un marrone però molto caldo, molto carino. Vorrei anche tenerlo per come l'ho visto, però da una parte non mi ispira molto perché mi sembra che abbia fatto dell'olio qua sulla punta e dall'altra parte puzza un po', per cui questo ciao, adios, è stato bello. In una confezione regalo di slip per Capodanno, dove c'era anche questo di, se non mi sbaglio, Intimissimi, qualche anno fa insomma. Allora, come rossetto è ottimo, il colore mi piace tantissimo e non ho nessun matitone di questo colore, per cui lo tengo e non puzza e non fa schifo sulle labbra, per cui lo posso tenere. Matte Muse Lipstick di Kiko, ve li ricorderete, sono i famosissimi rossetti liquidi di Kiko. Allora, guardate che bello, penso di averlo preso l'anno scorso, non mi ricordo se era l'anno scorso o due anni fa, che avevano queste linee per Natale. Quando l'ho preso non mi piaceva tantissimo, adesso invece mi piace molto molto di più, è portabilissimo, è uno di quelli che metto più spesso, è lo 06, la famosissima tinta sangria, e quindi lo tengo. Tre tinte labbra di Molly Cosmetics che mi sono appena arrivate, le tengo tutte e tre. Vi ho fatto un video proprio per testare queste tre tinte, ve lo lascerò nelle schede ovviamente. Le tengo tutte e tre perché sono tra l'altro nuovissime. Questo è un lip fuller all'acido ialuronico di Cost Cosmetics, lo tengo, gli do ancora una possibilità. Ah, c'era un'altra matita di Deborah, ma puzza e la butto. Lingerie di NYX, la 02 Embellishment, la tengo, è quella color malva, è bellissima e spero di avere occasione di utilizzarla ancora tante volte. Questa qui mi piace veramente tantissimo. Sempre di Cost, è quella che mi chiedete tutti, cioè quando metto questa tutti mi chiedete: ah, che tinta labbra hai su? E non so perché, perché a me gli arancionati o comunque i marsalati secondo me non mi sono mai stati bene, mentre invece questa mi sta proprio benissimo, per cui la tengo. Abbiamo due rossetti liquidi di We Make Up, uno è molto scuro, sono entrambe matte, e uno invece è praticamente fucsia, ma li adoro entrambi, quindi li terrò, li tengo nella maniera più assoluta, li adoro. Di un marchio che vi avevo recensito, che arrivava dal Cosmo Prof, non di quest'anno ma di due anni fa, questa Silky Matte, il marchio è Paese, questo è una Silky Matte viola, ragazzi questo è come avere sulle labbra il velluto, non so descrivervela in altro modo, è bellissima ed è sicuramente un colore che per l'autunno-inverno andrà benissimo, per cui la tengo. E sempre di Paese abbiamo questo rossetto rosso, che però invece non mi piace tantissimo, per cui siccome quello nuovo che avevo l'ho già regalato a una mia amica, questo qua magari lo do a mia nipote. Due rossettini di BD Beautiful, in realtà questi sono esattamente lo stesso rossetto con due pack diversi, è praticamente un rosa metallico. Adesso vanno tutti i metallici ed effettivamente è molto metallico. E questo qua che è praticamente lo stesso identico. Quindi siccome questo è nuovo e questo no, questo lo tengo, questo lo regalo. Allora, di Essence ho uno 04 On The Catwalk. Devo dire la verità che non lo utilizzo moltissimo questo. Qua è un finish che non mi piace tantissimo. È nudo e soprattutto non dura tantissimo sulle labbra. Per cui nonostante il colore mi piaccia veramente tanto tanto tanto, la texture non mi fa impazzire. È anche relativamente nuovo perché questa è una durata di 24 mesi e io l'ho comprato nemmeno un anno fa. Questa qui è una matita che ho trovato in uno di quei kit per imparare a truccarsi che avevo comprato qualche anno fa, una specie di marroncino come vedete, e la utilizzerò anche perché è molto molto bella anche da sola. Questa, un rossetto di Natura Verde, finish non è matte e non mi fa impazzire, però insomma lo tengo perché non è male come
rossettino di Mirabella. Il pack è molto carino, l'ho ricevuto con una box, è un rosso molto arancionato e il finish è molto lucido e non credo che lo utilizzerò mai. Body Shop Lips and Cheek, vale a dire che è per le labbra e per le guance, è liquido e praticamente dovrebbe colorare in maniera molto leggera. Purtroppo, come vedete, per quanto io schiacci non funziona, secondo me va via, adios, grazie per avermi accompagnato fin qua. Il mio rosso preferito, allora questo rosso qua è da fare invidia a Ruby Woo, il finish non è completamente opaco come quello di Ruby Woo di MAC, ma è leggermente lucido. Questo rossetto mi ha accompagnato per tutti i tour che io ho fatto, tutto il tour di Rock Woman è stato il rossetto che io ho utilizzato nel video di Stevie Me. I rossi che ho utilizzato, che avete visto nei miei video eccetera, sono quasi tutti dati da questo. Lo terrò per collezione, per affezionamento, quando mi sentirò pronta lo lascerò andare. City Color, questo è City Chic, il numero è B5, è una punta di violo, di viola bellissimo, molto chiaro, e quindi me lo tengo anche se il finish non è opaco come piace a me. Kiko, linea Gossamer, questo rossetto che è meraviglioso, è un po' troppo scuro, lo utilizzo solamente per fare video oppure per Halloween, però lo tengo, un lucida labbra, volumizzante, è sa di freschissimo, è tipo mentolato, dai lo tengo ancora, vi do altre 2-3 chance, ma è nuovo tra l'altro per cui. Questo invece è uno style lip gloss di donna, del tipo trucco intero, a 5 euro, è un lip gloss molto pigmentato e perlato. Ecco, praticamente quando mi sono messa su il relativo fondotinta mi sono talmente spaventata di cosa mi mettevo in faccia che praticamente ho buttato tutto tranne questo, perché mi sembrava l'unico prodotto insomma che era possibile utilizzare, ma non l'ho mai utilizzato e per tale ragione lo regalerò a mia nipote dicendole appunto di stare attenta, perché se le viene l'herpes o qualunque genere di cosa con questo, di buttarlo via. Allora, qui invece abbiamo tutti i rossetti di Brelil, della linea che ha fatto appunto per Heller. Qualche anno fa abbiamo collaborato io e questo brand e quindi praticamente è venuta fuori una linea. Però questo è più sgarrupato e lo buchiamo. Qua lo 02 è un nude rosato molto bello e questo qua me lo tengo, anzi me ne andrò a prendere uno nuovo dalla scorta che ho. Questo qua è lo 01, che invece è un marroncino. Questo qua è quello che ho usato nel video di Difendimi. È bellissimo ed è un nudo marroncino. Quindi questi praticamente si tengono tutti. Ah, poi c'è questo che invece è lo 06, che è un rosso un po' perlato, un po' metallizzato, di quelli che vanno benissimo. Questo qui di NYX è un bianco che io utilizzo per fare il contouring alle labbra e direi che me lo tengo perché è un bianco ottico, va benissimo, mi piace tantissimo e l'ho utilizzato mica da ridere. Bene, mi auguro che questo video sia stato in qualche modo divertente, utile o qualunque cosa vogliate, anche solo che vi abbia fatto compagnia. Vi avevo promesso questa serie di video e sto iniziando proprio a farli in maniera sistematica, per cui ne vedrete molti molti altri, soprattutto vedrete quelli della serie appunto Declutter. Fatemi sapere se questo genere di video vi piace e se ne volete altri e soprattutto fatemi sapere quante volte al mese, alla settimana o all'anno fate il declutter del vostro make up, dato che io praticamente non l'ho mai fatto, è la prima volta che mi metto lì a fare un declutter così selezionato insomma. Per favore nel vostro commento aggiungete il solito cuoricino così io saprò che avete visto il video fino alla fine. Vi ringrazio tantissimo di essere stati con me fino alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere tanti 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 like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. Io vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.